La porfiria è una malattia genetica rara che provoca una sovrapproduzione di una certa proteina. Togliere il sangue alle via. L'esame tossicologico dei suoi capelli ha evidenziato una rara malattia genetica? Stiamo facendo le analisi per confermarlo. La curate prima della conferma? Per i risultati servono 24 ore. Ma avrete visto qualcosa che ve lo fa sospettare? Il dottor House ha una teoria. Una teoria basata su cosa? Vorremmo un altro medico. Le assicuro che il dottor House è il nostro migliore. Allora il secondo in classifica, uno che non pensi che mia moglie è malata solo perché è religiosa. Se preferisci, posso dare a tua moglie la mia seconda diagnosi in classifica. Sapevi che Wilson esce con Amber? Ho rivisto la cartella. Qualcuno nel tuo team deve averti fatto notare che la crioglobulinemia corrisponde a quei sintomi. Sì, corrisponde a molti dei sintomi. Il corpo di mia moglie è malato. La sua mente e la sua anima sono sane. Tu vivi secondo i 600 comandamenti di Dio, giusto? 613. E li capisci tutti? Ci vuole una vita per impararli. Però segui anche quelli che non capisci, perché quelli che capisci hanno un senso e credi che il tizio che li ha creati sappia quello che fa. Ovviamente. Quindi ti fiderai della mia diagnosi e lascerai che la curi, perché in questo tempio io sono il dottor Yahweh. Voglio un altro medico. La metto sotto indometacina per la crioglobulinemia. Le persone non cambiano. Per esempio, io continuerò a ripetere che le persone non cambiano. Quindi gli alcolisti che escono con successo dal trattamento non esistono. Rimangono alcolisti. Se non bevono più finché vivono è solo perché non vivono abbastanza. Se non sei soddisfatto della tua vita, cambiarla è sintomo di salute mentale. Capisco perché questo concetto ti sia estraneo. Saturazione 85 e in ipossia, forse bisogna intubare. Che cosa? Beh, di sicuro non è crioglobulinemia. Chiedi a lui.